La sospensione dei servizi per le persone con disabilità è una priorità. Oggi si è tenuto un sit-in in Viale Regina Margherita di fronte alla prefettura. L'obiettivo è sollecitare e risolvere il problema ed è quanto auspicano le famiglie dei disabili che sono scese letteralmente in protesta. Rappresentanti della voce dei disabili, promotori dell'iniziativa, ci raccontano quali sono i problemi reali. Siamo qui per protestare contro la Regione affinché possa destinare definitivamente a implementare questo fondo che manca già dall'anno scorso in questo periodo di 12 milioni 800 mila euro affinché si possa garantire la sussistenza di tutti i servizi connessi alla frequenza scolastica che consentano loro di frequentare, ai ragazzi, di frequentare la scuola senza soluzioni di continuità. I servizi sono quattro, ricordiamo, sono il servizio di trasporto, il servizio ASACOM, igienico personale, l'insegnante pomeridiano per i minorati, per i disabili sensoriali, i non vedenti o ipovedenti e i non udenti. Per noi la mancanza di uno solo di questi servizi non consentirebbe ai nostri ragazzi di poter frequentare serenamente le lezioni e quindi subiscono una grave discriminazione rispetto ai loro compagni. Anche per San Cataldo abbiamo avuto notizia che già dall'anno scorso manca il servizio di assistenza igienico personale, nonostante vi sia questa legge del marzo 2019 che dice che molte delle funzioni dell'assistenza igienico personale devono essere adesso assorbite dai collaboratori scolastici. Ma noi fin d'ora, abbiamo già dal 28 di ottobre, abbiamo riscontrato questa difficoltà, cioè che non tutti i collaboratori scolastici sono formati, spesso laddove ci sono alunne non ci sono collaboratori di sesso femminile, laddove ci sono casi più gravi come degli alunni non ambulanti, per loro è necessaria la presenza dell'assistenza igienico personale perché contemporaneamente il collaboratore scolastico non può avere compiti di sorveglianza nei confronti degli alunni e assolvere alle funzioni proprie connesse all'assistenza e alla cura della persona. E poi ci sono dei casi molto gravi laddove la figura non è per niente ridondante, anzi è necessaria per consentire ai ragazzi di stare a scuola e frequentare serenamente le lezioni. Ogni più piccola diciamo, mancanza da parte delle istituzioni di uno solo di questi servizi rappresenta una grave discriminazione. Dopo un incontro con il prefetto, ora si attende la risposta dall'ARSA. La situazione è costantemente attenzionata dal nostro sindaco Roberto Gambino, che in ogni modo ha sempre cercato di scongiurare questo problema, un problema che assolutamente colpisce tutte le nostre famiglie della provincia. Ha già avviato una serie di tavoli e di incontri anche con l'assessorato, con la dottoressa Pandini e ci auguriamo che a breve ci siano delle risposte concrete a questo gravissimo problema. Il sindaco, la giunta, l'amministrazione comunale tutta assolutamente esprime massima solidarietà ma soprattutto fattiva collaborazione affinché questo problema si possa risolvere.